Ciao ragazzi, bentornati su questo mio nuovo video. Oggi vi voglio un attimo far notare una delle cose che mi è capitata molto frequentemente sia su nel mio gruppo sia nella mia pagina di Facebook, e purtroppo non c'è la risposta al quesito che voi mi ponete. Quindi questo quesito va a ricadere nella sfera della prevenzione degli infortuni e delle diagnosi da internet. Quello che io vi voglio un attimo spiegare è il fatto che da dietro un monitor le diagnosi sono approssimative. È impossibile riuscire a capire quale problema avete. Quando avete mal in bocca, chiamate il dentista e ditegli: sai che ho mal in bocca, secondo te dov'è il problema? Oppure c'è la macchina che non parte, chiami il meccanico e digli: c'è la macchina che non parte, dov'è il problema? Cadiamo sempre nello stesso punto. A parole non riusciamo a concludere niente. Oggi quindi vi voglio andare a spiegare come anche il fatto di dire: ti posto una foto e ti dico mi fa male qua, mi fa male qua, mi fa male qua, mi fa male qua, potrebbero essere tante cose. Faccio un esempio: sulla spalla il dolore riferito qua davanti è perché magari io so, perché me lo sono studiato per i fatti miei, che il dolore riferito in quella zona lì potrebbe essere il capolungo del bicipite, potrebbe essere benissimo anche un problema magari alla glena, potrebbe essere benissimo anche un problema della cuffia del rotatore, in particolare sovraspinoso. Ma anche già qua vedete come si tratta di cadere nel solito potrebbe essere, ma nemmeno io saprei dirvi che cos'è. Mi sono fatto questa idea, ma non è che posso dirti fatti questo test per escludere uno alla volta. Quindi torniamo al solito concetto: se non sapete cosa avete, fatevi dare un'occhiata alla fisioterapista, che sicuramente può farvi dei test e capire dov'è il problema. Dovete diffidare in assoluto di quelle che sono le diagnosi via internet, che poi non vanno confuse col chiedere un consiglio, perché ovviamente se voi avete una mano così e avete un dito messo così, probabilmente qualcuno vi dice: ma sai che forse ti sei lussato un dito. Ecco, non parliamo di un consiglio che viene dato su una cosa che è palese, ma su una cosa dove ci possono essere 300 sfaccettature diverse. E ci vediamo al prossimo video.